Gli amici di Castelli sono un po' la mia famiglia, perché con loro ho già condiviso tante gioie, tante soddisfazioni nel mondo paraciclistico, in cui loro mi hanno aiutato davvero come valido partner tecnico delle mie imprese. Però io non volevo nemmeno coinvolgerli in questa serata, mi sentivo un po' in imbarazzo, ma quando loro hanno scoperto appunto di questa iniziativa ci sono tuffati a pesce e hanno voluto essere della partita sostenendo non soltanto Bim Bim Gamba ma questa serata appunto. E che dire, un grazie dal profondo del cuore. Bim Bim Gamba è un progetto che cerca di regalare un sorriso ai bambini e grazie a Castelli chissà che non si possa riuscire nell'intento. Stanno tremando veramente le gambe per l'emozione, anzi mi stanno mancando. E che io mi ero preparato tutto il mio bel discorsino, poi l'emozione di questo momento imprevisto mi ha un po' tagliato le gambe, però. E... Avendoci detto già due, questa è una terza gamba, però è una battuta che forse non si può fare stasera perché... Sì. Anche perché qualche talento forse ce l'ho, ma non quello. No, eh. In questo progetto e sono onorato di essere il presidente di questa ONLUS che credo con una serata meravigliosa come questa abbia raggiunto veramente il top, l'apice del successo. Lui ci ha dato la forza, Alessandro, perché queste protesi abbiano uno spirito, siano uno strumento con cui loro riescono a entrare in contatto con il mondo, e gli ha tolto, dandogli queste protesi, quelle protesi che noi come società i bambini diamo amputandogli l'anima, perché gli dà un'anima invincibile. Quindi io ringrazio Alex Tanardi. Durante una festa del Dio Nubilato, no, a Mantova, lui doveva uscire da una torta, sbucare dalla torta, solo che questa torta era una sbrisolona, quelle secche, no? C'è rimasto soffocato dentro, non ce l'ha mica fatta. Io ti aspetto! Developer, School, Training, Paper, Manager. Cosa vuol dire? Il bidello. Ti è piaciuta la borsa gialla? Sì. Bene, allora compratene una blu. Casa con mio nonno e a mio nonno gli è caduto il portafoglio. Io ero piccolino, l'ho raccolto, l'ho aperto e ho visto che dentro c'erano due foto, una di Padre Pio e una di Rivera. Allora gli ho chiesto: nonno, chi sono questi due signori? Lui fa: è uno un uomo che fa miracoli e l'altro, beh, l'altro è un popolare frate pugliese che va per la maggiore in questo periodo. Di te. Sì.
Pace a tutti, grazie. Thank you.